A Sant'Ermetrio Stadium si gioca l'anticipo di promozione romana al girone F del 19° turno tra Sant'Ermetrio e Gatteo. I padroni di casa arrivano a due KO consecutivi con relativo dietro front in zona playoff. I Gatteo dalla sconfitta col Granata e dal pari interno con il Misano. Arbitra la gara Ennio Torricella della sezione di Ravenna, coadiuvato da Alberto Ancarani della sezione di Lugo di Ravenna e Gaetano Bellavia della sezione di Faenza. Assenze importanti da una parte e dall'altra. In casa Gatteo tanti cambiamenti ad iniziare dalla panchina e nonostante l'ultimo posto in graduatoria, gli ospiti non hanno ancora mai nato bandiera bianca. Anzi, al contrario, sfornano una prestazione degna di nota. Le immagini si portano già dopo 20 secondi alla prima conclusione del match di marca locale, con Mezgur che si conquista e mette in campo con battuta finale sventata in corner da Niang. All'ottavo il portiere si ripete quando da punizione nello schermo appoggia corto per Delia, il quale apre per Contadini. Il capitano indirizza la sfera in direzione porta, ma Niang chiude lo specchio. Il Gatteo replica andando a bersaglio con Lecce, ma Torricella di Ravenna ritiene il piede dell'attaccante oltre la linea difensiva, quindi gol annullato per fuorigioco. Urlo strozzato ma di poco, tre giri di lancette dopo, Gattei Colonna entra in maniera scomposta su Lecce in piena area di rigore. Torricella che questa volta segna il penalty dal dischetto, si presenta Ndaye che spiazza Donnini portando gli ospiti su momentaneo 0-1. Il Sant'Ermetrio cerca l'immediato riscatto, Mezzeguri in piena area di rigore viene anticipato da Niang in uscita che forse tocca palla e piede. Torricella fa segno di proseguire. Da calcio piazzato gli ospiti scaldano i guantoni a Donnini. Continui capovolgimenti di fronte con Meredino che mette al centro e Mezzegur pizzica la sfera bloccata da Niang. Ancora Sant'Ermetrio sugli scudi, discesa di Fuchi con i compagni che non arrivano all'appuntamento con la rete. Più preciso Marconi, ma Niang risponde presente. Mentre dall'altra parte Giunchi calcia in bocca a Donnini. L'ultimo acuto del primo tempo porta la deviazione sotto misura di testa a cura di Mezgur, ma la sfera si alza sopra la traversa. Squadra riposa sullo 0-1. Nella ripresa Gatteo trova la rete 2-0, scambio tra Zaire e Ndaye, diagonale velenoso e via all'urlo di gioia. Clamoroso 0-2 a Sant'Ermetrio Stadium. Il Sant'Ermetrio si scompone per qualche minuto, qui lo stesso Ndaye sfiora i tris, Donnini ci mette una pezza. La compagine di Righetti si procura i penalty che potrebbe riaprire i giochi con Sartini. L'attaccante viene atterrato in area di rigore da Giunchi, dal dischetto si presenta Fuchi che spiazza Niang ma buca clamorosamente l'appuntamento con la rete. Il Gatteo andrebbe nuovamente in gol ma l'assist di Ndaye per Lecce viene bruscamente interrotto dal fischio e direttore di gara che vede nuovamente una posizione di offside da parte del numero 9 ospite. Da gol annullato al gol convalidato dalla bandierina non schese pennella per la testa di Delia che fa palo, gol, 1-2 e giochi riaperti. Lo stesso Delia ci prova da calcio piazzato, Niang ribatte, ma prova e riprova dall'ennesimo traversone spunta la testa di Fuchi che ristabilisce la parità in campo, facendosi perdonare per l'errore commesso dagli 11 metri. 2-2 che non lascia felici Verdi per stessa ammissione del proprio presidente Martino, ma la speranza è l'ultima a morire. Sperate in questi playoff. E bisogna sempre sperare, altrimenti stiamo a casa sul divano che si sta meglio, però l'obiettivo era quello, ormai manca, siamo a marzo, se speriamo dall'inizio e se dobbiamo continuare a sperare. Per il Gatteo invece ottima prestazione, ma alcune ingenuità difensive hanno cancellato la possibilità di vittoria.